Di nuovo benvenuti in diretta dalla stazione marittima di Salerno per la 12ª edizione del premio Best Practice per l'innovazione, e ci hanno raggiunto due giovanissimi con una startup. Si tratta di Rosario Vincenzo Giuffrida e Federico Roi, e io leggo C-Transport. Cioè, parliamo di trasporti, ma parliamo del trasporto locale, che ultimamente non è che sia una grande eccellenza. Quindi, che cosa avete pensato per il trasporto locale? Allora, diciamo che sia io che Federico qui presente, veniamo da esperienze di molti viaggi all'estero, ma anche di vita all'estero. Siamo entrambi un ricercatore, in questo momento un ingegnere, che per motivi di studio ci troviamo all'estero, e viviamo quotidianamente con una realtà di trasporto pubblico all'avanguardia che ci permette di andare, di muoverci liberamente nelle città che viviamo. Poi torniamo indietro, perché naturalmente abbiamo i nostri affetti, anche le nostre radici comunque nei nostri luoghi, e non ritroviamo la stessa cosa e ci chiediamo cosa possiamo fare per avere la stessa cosa anche noi, nella maniera più semplice e più abbordabile possibile. E ci siamo fatti venire più o meno una buona idea, pensiamo noi. E qual è? La nostra idea è l'idea di C-Transport. È un sistema di tariffazione dinamica e erogazione di biglietto digitale che cresce man mano che l'utente percorre più chilometri, quindi il costo è proporzionato alla crescita della distanza percorsa e viene erogato tramite formato digitale su smartphone fondamentalmente. Facciamo un esempio un po' più diretto, facciamo in modo tale che facciamo capire. Esatto. Facciamo caso che io mi trovi benissimo in una piazza e devo andare a casa mia, che però dista soltanto due fermate. Generalmente la faccio a piedi e insomma non è un problema. Mettiamo caso che invece stia passando l'autobus in quel momento e io decido di usufruirne. Dovrei trovare il biglietto, andare dal tabacchino, avere gli spicci per poter comprare il biglietto. Invece con l'app C-Transport posso semplicemente aprire l'interfaccia, essere già informato sul bus che sta passando, che è proprio quello, salire con un semplice tocco ed essere portato a casa per sole due fermate, pagando non il prezzo pieno del biglietto, ma solo quanto io effettivamente... quanti chilometri ho percorso per due o tre fermate, come si dice, molti neanche lo prenderebbero. In un certo qual modo vogliamo anche cercare di favorire e scoraggiare anche l'evasione tariffaria, in questo senso, con un biglietto semplice e immediato che costa poco, perché effettivamente per due fermate ti rendi conto non vale il prezzo pieno. E quindi non vale neanche la pena di... Neanche la pena di cercarti il biglietto chissà dove. No, ma neanche la pena di fare in modo di non pagare. Quindi diciamo che sarebbe un fattore positivo anche soprattutto per le casse delle aziende di trasporto, che proverebbero meno, come li chiamano, insomma... in questo senso. Sì, incoraggia, la rende semplice e comoda. Preferisco fare il biglietto in un attimo, ma ho anche tante informazioni aggiunte mentre faccio questo biglietto. Non è solo la bigliettazione, è anche la localizzazione dei mezzi fornita in real time, i tempi di passaggio, vengono tutti incorporati in quest'unica interfaccia. Quanto uno può aspettare? Sì, quanto deve aspettare, quanti ne passano, tutte le fermate successive, tutto in un unico posto. A quel punto decido di usufruirmi di un servizio di cui o non avrei usufruito per questioni di logistiche, niente monete, niente informazioni, sarei andato a piedi e pagando quanto io credo di dover pagare, cioè meno di una tariffa piena, che è pesante, non pago. È già operativo? E se sì, dove? Allora, al momento in realtà stiamo ancora lavorando, quindi non è ancora operativo, è un'idea progetto che si sta costituendo e stiamo portando avanti per cercare finanziamenti, partner, realtà di trasporto pubblico interessate a un sistema del genere. Al momento noi siamo, diciamo, anche situati a Catania, abbiamo i nostri agganci a Catania, e quello che ci piacerebbe è raggiungere l'azienda di trasporto pubblico locale a Catania e, perché no, discutere, trovare un punto di incontro e suscitare il loro interesse in qualche modo, sicuramente. Federico, vuoi aggiungere qualcosa? No, essenzialmente Rosario ha detto tutto. La cosa importante è che non solo il servizio viene usufruito adesso per tratte brevi, ma anche per la tratta precedente, cioè non solo c'è il risparmio per la tratta breve, ma anche tutti questi servizi aggiunti che permettono a me, che potrei utilizzare il servizio tutti i giorni e so già di non risparmiare, di pagare il prezzo pieno, però voglio sapere quando passa l'autobus e se ci sono stati dei servizi, posso usufruirne tranquillamente.